Buono, sembra buono. Si riparte! Scusate, io sono un musicista che vengo da un campeggio. Figurati, provate a entrarci, vai. Noi siamo dei viaggiatori che veniamo dalla spiaggia. Vado? La mia vita è la musica, poi la mia passione è l'archeologia, ho fatto quella Bello. all'università a Roma, mi sto arrabattando un po', faccio sorveglianze archeologiche la mattina. È un lavoro a contratto, sto sui cantieri la mattina, però alle 2 di pomeriggio ho finito e poi suono tutto il giorno. Quindi non si trova nulla nel tuo campo? In ambito archeologico musicale. No, archeologico. Archeologico, guarda, sarebbe anche la laurea più completa alla fine fra le altre, perché molti ci sono i concorsi, ho fatto anche i concorsi, potrei insegnare storia dell'arte, per esempio. Anche ho fatto esami integrativi per insegnare italiano, però. No, a parte che secondo me non mi chiameranno mai, poi. Questa è Dici? anche rinominata la strada della morte, cioè la 106, questa Ah sì? qua, la Taranto Reggio, sì. Perché essendo l'unica strada, soprattutto la notte, transita un Corrono. sacco di incidenti stradali, sì. Lo stai innaffiando? Che stai innaffiando? Caldo, eh? Quanta ombra! Pieno! Come sempre! Così! Autostoppista, ma l'ultimo che ho visto era forse 2 o 3 anni fa. Ci troviamo a Sibari, qui c'è una spiaggia lunghissima, adesso Ale è andato a farsi un giro e vedremo dove metterci stasera. Sono arrivato fino di là dove inizia la spiaggia selvaggia, ma non c'è niente, c'è spiaggiazza, quindi sole, quindi niente docce, eccetera, eccetera. C'è un altro pezzo di pineta che però non ho ben esplorato, quindi non so com'è, però forse è un po' più selvaggia di quell'altra, quindi forse è un po' meglio se vogliamo dormire in pineta. E per quanto riguarda le docce, dobbiamo intrufolarci in queste qui, dei lidi. Considerando che c'è anche una specie di vigilanza in macchina del parco, è sicuramente. Se ci vede ci rompe i coglioni. Non lo so. Doccia fatta, spesa fatta, il campo momentaneo è lì, poi andiamo a infrattarci lì dietro. Lì da qualche parte c'è la Puglia. Cuciniamo la nostra insalata che non si cucina. Porca miseria, zanzara. Sì, qua è pieno di zanzare. Stanno mangiando le zanzare e quindi? Proviamo ad accendere un fuoco per fare un po' di fumo e magari scacciarle. In più è sempre bello il fuoco. Alejandro, ci rubano
fermata da Sibari, come io da Marina di Sibari, per raggiungere la statale. Ci siamo quasi. All'avventura! Adesso cado, mi spacco la faccia in diretta. Di là c'è un posto all'ombra del castello carino. C'è un attimo da camminare sui sassi, ma proprio un attimo. Un attimo tipo quanto ieri? No, un attimo tipo il tempo che ci ho messo adesso. Come vuoi? Per me possiamo stare anche qua. No, lì è più bello. Tu te la senti camminare sui sassi? Sì. Andiamo. Ecco voi un esemplare alieno, terreno sconosciuto. Ecco che fa delle misurazioni scientifiche del nostro pianeta. Si aggira in mezzo a vacanzieri, una specie ormai molto diffusa in Italia. Ecco l'alieno che viene incontro alla camera, credo sia poco abituato alla gravità terrestre. Oh mio Dio, si sta avvicinando. È una macchia scura, ma possiamo vedere a forma umana. Oh mio Dio, un autostoppista! Ale in spiaggia che dorme, era molto stanco. Anch'io sono molto stanca, ma stavo pensando troppo al gelato per poter dormire. Adesso sto andando a portare un bigliettino ai ragazzi che ci hanno portato fino a qui con il van. Lascerò sul parabrezza. Quindi tu stai andando in Puglia ora? Sì, sto andando a Bari. Ma voi volete andare a Bari? Sì. Buona giornata. Andiamo a Bari. Grande, grazie, finalmente finiamo la Calabria. Bari è qui, Sì, di lusso. È quello che volevamo fare. Noi volevamo fare Taranto Brindisi. Se volete scendere a Taranto, vi faccio scendere a Taranto perché arriva in strada. Ci facciamo lasciare a Taranto. Vediamo quanti chilometri sarebbero. No, più che altro dobbiamo poi dormire a Taranto. Sì, quello sì. Taranto, ed è brutta. Un po' pazzo di quello brutto. Taranto! Siamo sudati. Sì, lucidi. Trucco? No. Subito. Taranto, ragazzi, sembrerebbe una bella città. Hotel Palace. Chiamate per prenotazione. C'è un sacco di posto. Sembrava andare tutto bene, ma in realtà qua va malissimo. Forse è il giorno peggiore da quando siamo partiti, perché proprio non riusciamo a trovare un posto dove dormire. Spiagge qua non ce ne sono. Abbiamo controllato hotel, ostelli, campeggi, non c'è nulla di tutto questo, o meglio ci sono hotel ma è tutto pieno. Campeggi su Google ne danno due vicino a dove ci troviamo noi, ma non esistono, quindi niente, dobbiamo trovare un'altra soluzione, che sarebbe quella di prendere l'autobus, cosa che ci scoccia abbastanza, ed andare a San Vito, che è appunto la prima località di mare qua vicino. È 2 ore che giriamo avanti e indietro. La soluzione per ora appunto è quella di aspettare questo benedetto autobus. In questo momento non ci troviamo nella condizione di godercela per nulla. Come potete vedere, comunque proviamo ad andarci in autostop sperando che ci carichino, ma
sappiamo che di notte le cose si mettono ancora peggio, perché ovviamente se non ci caricano di giorno, figuriamoci di notte. Vi faremo sapere.